a tutti! Allora, sono qui per fare un piccolo unboxing perché stamattina mi è arrivato questo pacchettino a mia insaputa, scoprendo che è arrivato da parte di Sabrina del canale Le Cronache dei Nephilim, di cui vi lascio giù il canale. È stata così carina da inviarmi qualcosa che davvero non so cosa sia. Quando ha fatto il giveaway aveva messo in palio dei libri e me ne ha gentilmente regalato uno dei quattro che il vincitore non ha scelto, quindi apriamo subito. Dai, lo conosco. E che fine ha fatto Mister Y? Oddio! Cioè, ma non me l'aspettavo! Quindi, grazie! Grazie, sì, grazie mille davvero. Io non me l'aspettavo, non lo aspettavo, cioè, davvero, non. Grazie, davvero grazie. Io bello. Non ho parole. Bellissimo. E eccoci qua di nuovo tornati per voi. Manderò anche qualche video con solo lei, io sono sempre tra le balene qualcosina anche solo lei ci sarà, quindi non preoccupatevi, non sarà sempre in mezzo alle balene. Che lei è il mio tesoro. Allora, oggi un bel video acquisti, perché? Perché non poteva bastarci, Luca, no? Esatto, sì. Allora, ci sono un po' di fumetti, un po' di libri, quindi visto che sono un po' meno i fumetti, partiamo dai fumetti e poi i libri. Siamo andati in fumetteria a recuperare un po' di roba che avevamo lasciato lì prima di Luca. Esatto, sì. Dopo Luca altre spese per la fumetteria, ma ci sta. Lì ho recuperato subito, dopo Luca ovviamente mancavano gli ultimi due volumi di una serie, non potevo non cercarli. E per fortuna erano già lì in fumetteria, quindi ho preso il numero 7 e il numero 8 di Labyrinth. Grande Simone, il nostro fumettaro che ci recupera tutto. Grandissimo, veramente, proprio appena, cioè, appena gli ho detto il titolo, aspetta un momento, è andato allo scaffale, sono questi. Esatto. Io sbalordita, sì, lui con uno sguardo come perché ce li ho io. Quindi figo, so bello, so il fumettaro. E Labyrinth, sempre dal fumettaro, tutti gli acquisti fumettosi sono dal fumettaro, di fiducia. Mi sono fatto mettere da parte anche il primo volume di Monster Musume. Questo ecchi? Sì. Ecchi, sì, che non so, non ho mai letto un ecchi se non sbaglio. Vabbè, un ecchi l'ho letto. High School of the Dead penso si possa considerare un ecchi anche quello. E me lo sono fatto mettere da parte perché, insomma, non so, mi ispirava, mi incuriosiva, vediamo un po'. Poi, insomma, è parecchio ecchi, quindi tette non finire, non si può dire di no, eh? E niente, ho voluto prenderlo. Vedo che sta andando molto, tante persone lo stanno apprezzando, lo aspettavano. Io non ne conoscevo nulla finché non è uscito in fumetteria e l'ho preso, vedremo com'è. Sempre dal fumettaro, l'avete già visto nel video lettura questo fumetto, il numero 43 di The Walking Dead, che la serie continua giustamente. Anche questo ho visto nel video letture, sempre dal fumettaro, quando c'era lui, volume 3, edizione standard, edizione variant. Come già detto nel video lettura, si stanno prendendo un po' troppo bene con le variant, questi signori. Passiamo adesso ai libri. Fumetti pochini, ma vabbè, insomma, dopo Luca, con calma. Allora, dopo Luca è successa una cosa un po' particolare, ovvero ci ha preso la mania dello shopping, cioè non c'è bastata quella di Luca, quindi... Eh sì, come può bastarti, cioè... Dopo essere tornati, quindi, la prima cosa che abbiamo fatto è stata fiondarci, dopo la fumetteria, al mercatino dell'usato. E lì, non vuoi, vuoi non prendere qualcosa? Quindi abbiamo preso La bellezza di tre libri. E siamo già abbastanza tranquilli con tre libri, rispetto ad altre volte. Il primo è stato Io non ho paura di Nicolò Mannuti. Sentito parlare bene, tra l'altro in cellofanato, per dire, l'ho pagato solo 1 euro. Preso a metà prezzo. E che io sappia hanno fatto anche il film di Io non ho paura, che io vidi anni fa, che era molto carino, quindi penso sia lo stesso. Vediamo se il libro ci dirà lei se è bello tanto quanto il film. Vedremo un po'. Un libro che davvero non pensavo di trovare perché è un po' sconosciuto, qui metto sempre le mani avanti perché è un autore italiano, voi sapete i miei rapporti con gli autori italiani, di Matteo Bianchi, Generation of Love. Libro che parla di problemi adolescenziali, di omosessualità. Non so, proprio non saprei dirvi cosa com'è, però vi farò sapere. Tra l'altro è anche piccolino e la copertina è veramente inquietante. Purtroppo nel nostro paese in particolare l'omosessualità è sempre sinonimo di problemi, purtroppo, e insomma
vedremo un po' cosa affronterà questo libro, sembra interessante. Faccio sapere. Chi lo ha letto invece mi faccia sapere. Sempre al mercatino, Michael End, Momo. Michael End è autore famoso perché ha scritto anche La storia infinita, che penso sia il suo romanzo più famoso. E boh, Momo mi ha sempre interessato come sua opera. Era lì 1,50€, perché no? Questa edizione carina, dai. Presa tutta. Visto che siamo ormai in vena di Lovecraft, entrambi io e lei, abbiamo beccato questo libricino al libraccio a metà prezzo, tutti i racconti 1927-1930 di Lovecraft, per l'appunto. E perché no, a metà prezzo. Abbiamo già tutti i racconti di Lovecraft in un'altra edizione, però era bella questa, con questi ectoplasmi blu molto evocativi. Abbiamo preso tutto, insomma. Collezionismo. Mannaggia, collezionismo. Sempre del nostro caro amico Lovecraft, un altro libricino preso sul libraccio online stavolta. I miti dell'orrore, che da quel che ho visto è una raccolta di racconti di Lovecraft, appunto. Non so bene con che criterio siano stati raccolti in questo volume, però è molto bello, è un'edizione abbastanza ricercata dai collezionisti, poco recuperabile. L'ho presa, bella, bellissima copertina, fantastica, sberluccicosa, rilegato. Tra l'altro notate il disegno? Sì, cioè, molto particolare. Fantastico, è stranissimo. Sì. Per chi magari ci segue da un po' più tempo saprà che il mio unico... Stiamo un po'. Il mio primo e unico amore non è Lovecraft, ma è Tolkien. Era da un po' che non prendevo nulla del mondo riguardante il mondo di Tolkien e abbiamo rimediato. Questi due bei libricini presi a libraccio a metà prezzo dal sito, che sono La guida fotografica e Mostre e creature delle due torri. Due libricini molto tranquilli, leggeri, belli, pieni di immaginette, piccole interviste agli autori, agli attori, al regista. Insomma, una lettura tutt'altro che pesante, si può dire. Anche questo è molto carino, con tutti i vari popoli, le varie creature che popolano la Terra di Mezzo e che si vedono nel film. Insomma, mancava nella collezione, come ogni buon collezionista, qualsiasi cosa che riguarda il proprio idolo o il mondo di quell'idolo, lo si deve comprare per forza. Quindi, presi. E per finire, Dulcis in fundo, questo è un regalino della mia dolce metà. Regalino di Natale molto anticipato. È riuscita a trovarmi questa bellissima edizione di Mr. Bliss, sempre di Tolkien, della Rusconi. Un'edizione abbastanza non di così facile reperibilità, me la trovate e me l'ha regalata. Molto bella, rilegata, con sovracoperta, molto carina. E per chi non lo sapesse, sì, Tolkien ha anche scritto altro oltre Il Signore degli Anelli e L'Hobbit. Quindi informatevi e leggeteli tutti, che sono tutti bellissimi i suoi racconti. E niente, questo è tutto. Ok, quindi noi abbiamo finito con i nostri acquisti, non sono stati tanti ma nemmeno pochi, considerando che siamo appena tornati da Lucca. Esatto, mamma mia. Noi intanto vi salutiamo e vi ricordiamo che i nostri prossimi video arriveranno presto con la nuova rubrica, che sono curiosa di sapere come andrà. E un unboxing speciale che, sì, dovrebbe essere bello grosso, esatto. E esatto, speriamo che arrivi il pacco, lo apriremo con voi e poi diciamo che unboxing e video acquisti per un po' basta, staranno fermi, perché davvero tra Lucca, mercatini, fumetteria e libraccio siamo veramente svenati e impoveriti fino all'inverosimile. Ci concentreremo a leggere ciò che abbiamo comprato prima, esatto, di comprare altro, se no qua non ci saremo più. C'è anche il Natale, fammici pensare. Bene, quindi noi vi salutiamo. Ciao, che bei regali che mi fanno! Ciao! Ciao!